Salve a tutti ragazzi e bentornati con un nuovo video. Oggi sono qui su Nacideran Toten versione World at War per cominciare, diciamo, una, non so neanche se considerarla una serie, dove praticamente io proverò mappe sia nuove che vecchie, quindi sia da Dabo 3, da World at War, scusate, fino a Black Ops 3 in varie challenge. Ovviamente sparo un colpo a caso, vabbè. In varie challenge, in vari stili, modi, di tutto e di più, magari anche con i random. Infatti volevo provare una partita sempre su Nacideran Toten con i random, che sinceramente i random che si trovano su Nacideran Toten sono anche abbastanza bravi rispetto a quelli che ne so, potresti trovare su Shadows of Evil di Bo 3 o su Transit o che ne so, su Kingdom Hearts Toten. Sì, è strano, ma è così, sono più bravi. E poi, che altro devo dirvi ora? Un attimo. No, non voglio dirvi nient'altro, vai. E oggi che cosa si prova? Io volevo all'inizio fare una first room challenge, ma poi mi sono detto, beh, in realtà non è che mi vada tanto di fare first room. Quindi, boh, che cosa potrò fare? Che cosa potrò portare, miei iscritti? E alla fine mi è venuta in mente l'idea di fare una partita normalissima, anche perché su tizietto qua, su Natch, ci sono tipo 4 challenge, tipo, cioè non è che ci sia molto. Magari puoi fare la toolbox challenge, la first room challenge, la armadietto challenge, perché sì, c'è anche l'armadietto challenge, e la no box challenge, anche se in realtà qui è abbastanza facile, cioè facile solo perché buona parte delle armi le trovi a muro. E ci sono un po' di challenge che potevo provare a fare, ma no, poi ho detto non mi va per questo o quell'altro motivo. Comunque, il mio obiettivo è un round 10 e non sto scherzando, raga, è un round 10, perché veramente Nacideran Toten è una mappa dove è già difficile solo il... vabbè, è difficile. Serve già un bel po' di preparazione il round per fare un round 10. Ora, vediamo se riesco a passare almeno i primi 3 round senza morire come un nabbo. Perché sinceramente non vorrei fare la prima partita di sta serie e morire a nabbo. Ovviamente non ci muore. Oh. Comunque, tra l'altro, non è che sia proprio una serie, come dire, tanto inaspettata, visto che comunque praticamente tutti i canali YouTube di zombie fanno serie di questo genere, cioè gameplay sulle mappe in qualche challenge e cose di questo genere. Solo che io non le avevo ancora fatte col commento. Infatti avevo fatto sì challenge, sì cose di questo genere. Ok, kaboom. Cose di questo genere, però erano un pochino così, come dire, erano più che altro mute per mandarle a Zombie Record, cose di questo genere. Comunque, raga, io adesso non saprei se aprire la porta da 1000 che mi porta subito alla cassa o aprire la zona di sopra, perché non so, ho un po' questo dubbio. Va, io ho la valla spacca, vai, apriamo qui. E come prima arma non so se cercare qualcosa dalla cassa, ma sì, dai, che problema c'è? Non... Dai, neanche un'arma troppo... Scusate, raga. Neanche un'arma troppo brutta, quindi dai, ci sta, ci sta. Ora, i zombie devono morire. Bene. E fino al round 3 quest'arma, devo dire che è sciotta abbastanza, vai. Vediamo se poi ai prossimi round, ai round più alti, sarà buona o cattiva. Perché comunque non, le armi di World at War sono un po' tutte così, cioè non le ho provate proprio tutte, proprio benissimo, però, cioè, un minimo so destreggiarmi, ma con alcune veramente non capisco. Cioè, ci sono armi di cui veramente non riesco a capire nulla. E non sto scherzando, raga, tipo il lanciafiamme ancora non sono riuscito a comprenderlo. E per farvi l'idea, io ho visto tipo The Relaxing Hand, magari, ora ve lo dico così, magari se sapete voi pure quello, le mie domande, cioè potrete rispondere alle mie domande, ok? Quindi io vedevo The Relaxing Hand che ha fatto tipo round 313, mi pare, boh, un round del genere,
su Nascita and Totem, per l'appunto World at War, e utilizzava per killare il lanciafiamme. Solo che io con il lanciafiamme, già dai round bassi, non riesco a killare. E non è uno scherzo, proprio non riesco a killare con il lanciafiamme. Mentre invece Coso riusciva anche a round 300, vabbè che qui gli zombie non aumentano di forza. Comunque riusciva già ancora al round 300 con quel dannatissimo lanciafiamme a killare, mentre io ero là a sprecare praticamente tutte le cariche, perché non ha munizioni, le cariche del lanciafiamme senza riuscire a fare effettivamente nulla. Quindi che mi dà? No, non mi interessa. Comunque le armi della cassa, almeno per i fucili, mi sembrano praticamente tutte uguali. Cioè no, raga, non sto scherzando. Tu ti guardi i fucili, sembrano tutti la stessa identica cosa. Vai, qui ci muoiono. Vabbè, le barriere vanno sempre ricostruite perché veramente sono importanti. Io poi ora me la sto camperando qui, sperando che non mi arrivi lo zombie velocista tipo Usain Bolt da dietro e mi faccia qualcosa di male. Perché non mi piacerebbe. Ok, qui che abbiamo nulla, dalla nulla. Morice. Comunque dai, st'arma non è male. Devo dire che me la ricordavo più brutta, anche perché qui ci sono tipo tre mitragliò. Punti doppi, ok. Ci sono tre mitraglioni e veramente di questi non sapevo qual era il più brutto. Però a rigiocarmela quest'arma qui, cioè devo dire me la ricordavo peggio, ecco. 200 punti, vai. Mi posso fare un po' di casse. Quindi l'unico problema è che qui ho un pochino troppi zombie. E già st'arma fa vedere la sua scarsità, visto che comunque, vedete, non c'è, cioè, killa, sì, però comincia ad essere un pochino non troppo buona. Ora, in quanto ai colpi però dovrei starci, perché effettivamente come colpi. Mi era uscita anche prima, se non sbaglio. Non saprei, veramente, io non saprei se prenderla. Ma vabbè, va, la lascio cadere, non mi devo fare troppi problemi. Devo stare attento. La pistola iniziale, questa mi fa comunque correre veloce. Inoltre, mi piace, non è male, dai. Qui esce il cecchino, non mi interessa. Ok, vai. Però ti fa fare anche i punti. Non sembra, ma sto fucile a canne mozze ti fa fare i punti. Ciao. Oh. Non dovrei camperarmela, dovrei cominciare già da subito a girare. Però. Boh, mi viene. Bella. Mi piace questa cosa. Tra l'altro, notare che le coltellate danno 500 punti. Cioè, lo schifo. Notare. Un attimo. Cioè, ma a questo punto faccio più punti effettivamente sparando. Sì, è vero, faccio più punti sparando. Quindi che mi interessa? Sparo. Killo. Vai. Vai. Mori. Che è uscito? Questa è la doppietta, mi pare. No, no, sto sbagliando. Non è la doppietta. È un fucile che però non mi interessa. Oh. Ok, qui c'è qualcun altro? No, non mi sembra. Bene, quindi tu sei l'ultimo. Io prima ricostruisco un po' di barriere giusto per fare i punti. Anzi, ricostruisco questa che è una barriera veramente brutta. O meglio, sì, è bella come è fatta, però. È veramente, da là ti spawnano. È un posto brutto per lo spawn, insomma. Quindi io killo l'ultimo. E dal round 6 cominciano i veri casini. Quindi. Mi ha skippato il lanciafiamme, che comunque non sapevo se volerlo o meno. Ok, raga, round 6, che come vedete non è scritto con il 6, ma è 6 numero arabo, ma è scritto con le manate di zombie qua, con queste cose, insomma. Ora, raga, la situazione comincia ad essere più problematica. Io devo giocarmela bene, il fatto è che non so come giocarmela. Quindi moriamo male. Anche perché poi non c'è Quick Revive e beh, la mia morte potrebbe essere definitiva. Sarà definitiva, cioè non potrebbe essere, lo sarà.
E mi dispiace tanto, cioè vorrei l'obiettivo round 10, sinceramente. Ora, no, non posso fare cazzo, ok, bene, bella. Vai, ancora sta... Vabbè, questo dovrebbe shottare tipo con due colpi al round 15. Sì, circa. No, no, ma anche prima. Però vedo che è bella tosta. Non me la ricordavo così. Cioè, raga, in una partita che doveva essere tipo una dove già sapevo tutto, sto scoprendo cose nuove. Che bello. Cioè, sono veramente preparato. Quindi, voi ci morite, voi ci morite, voi ci morite. Non voglio lo zombie che mi viene dalla barriera di dietro. Vorrei evitarlo, sapete. Vai, vai. Ok, qui non c'è nessuno, ripariamo. Poi, tu mori, Maxemmo, mi interessa. Mi interessa, volevo dire, mi va bene, mi va più che bene. Cosa esce? Un robetto. Quando, ancora killa, vero? Sì, ancora killa. No, non mi interessa sto fucile. Visto che potrò fare solo una cassa, killo. E così passiamo subito al round 7. Che bello, ci stiamo avvicinando al nostro obiettivo. Un obiettivo veramente, veramente grande. Ora, nel fucile da trincea. È forte sì, però... No, no, meglio di no. In caso poi ce l'ho a muro, quindi non mi interessa. Vabbè, però comincio a fare schifo la doppietta. Ma è l'unica arma con cui vai veloce, quindi... Cioè, almeno vai più veloce del fucile da trincea, questo è sicuro. E basta, va, finalmente. Ora gli zombie cominciano a spawnare e diventano... più assatanati, insomma. Quindi zombie più assatanati uguale Davide più morto. E Davide più morto uguale cosa che a Davide non piace. Quindi, dopo ragionamenti particolarmente logici, io mi metto e cerco di giocarmela giusta, bella. No, 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 no. Questa è brutta, però. Ed ecco qui i primi zombie che corrono. Che bello. Oh, bella, l'ho killati due. Ok, raga. Oh no, 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 raga. No, 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 no. Ok, bella. Mi sono salvato. Moriteci, morite. Ok, tu muori. Maro. Morite. Se non sapessi che quest'arma killa, veramente. Ok, vai, 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 vai. Ultimi due siete? Ok, uno lo lascio. Molotov, molotov, molotov. Mi servono. Eh sì, raga, qui non ci sono scimmie. Ci sono molotov. Sì. Cosa molto più bella. Molto più. Qui c'è un altro mitraglione. Non saprei, sinceramente, raga. Mi ispira, però essendo che questo qui ancora funziona bene e ha comunque l'emmo, io passerei il round. Quindi... Tra l'altro, notare che l'ultimo zombie del round, questo World at War, non corre. Il Thompson. Preferisco questo perché killa di più e ha più ammo. Però il Thompson in teoria ce l'ho qui a muro, vero? Sì, è qui. Quindi, sinceramente, non mi interessa particolarmente tanto. Vai. Ok, vai, voi morite. No, vabbè, ho colpito alla barriera. Che bella cosa. Sprecare un colpo così. Ora rimangono. No, morite. Raga, cominciano il gioco serio, insomma. Cioè, doveva cominciare dal round 6, ma a quanto pare comincerà dal round 8. E vi assicuro, non sarà facile. La lancio una granata perché le granate sono utili. E infatti, killo un pochino. Vai, tu. Muori. E io vado qui. Ci sono due zoppi. Allora, due zoppi. Uno, due. Vai. No. Morite. Ecco, adesso prendiamo l'arma nostra per killare. Che è uscito un bonus. Spero sia tipo un instant. No, è doppi punti. Vai, ci può stare pure. Tanto qui su World at War, come avete notato, i punti non si fanno come su Bo 3, Bo 2 e Bo 1. Ma vedete che i punti ne ho pochi. Vabbè che li sto utilizzando praticamente tutti in casse, però...
Vabbè, effettivamente non c'è altro da fare qui, casse e porte. Porte ho aperto quelle che volevo aprire, casse mi rimangono le casse. Oh, bella però. 5 a una volta. 4, non... Sì, erano 5, erano 5. Bella, l'STG40, questa la voglio, va. Però se trovassi il lanciafiamme prenderei quello. Arma, boh, non la conosco. Cioè, per farvi capire la mia esperienza, arma no, non la conosco. Lancio granata, va. Non ho killato nessuno. L'arma killa? Sì, l'arma killa, vai, ci sta, ci sta. Poi è pure veloce, quindi vai. Ok, qui cominciamo. No, maro, mamma mia, come me la sono rischiata. No, 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 no. Dimmi che punti, no. Round 9. Round 9, poi si era buggato tipo il robetto per cliccare quadrato e non... Oh, mamma mia. Beh, dai, l'obiettivo non è stato raggiunto, ma almeno è qualcosa, cioè, sì, meglio di niente. Poi è durato 15 minuti il video. Io normalmente se durerà di più, tipo una partita, io la spezzetterò in 1, 2, 3 episodi, tutti più o meno da 15. Comunque, raga, ora ho finito sinceramente. Non è stata comunque facile, raga. Effettivamente non è facile. Mi dispiace solo di non aver mostrato il lanciafiamme. Comunque, grazie per aver visto questo video. Consigliatemi tipo challenge, partite con i random su varie mappe. Proverò a farle tutte. E noi ci